Non più 5 serate, ma una soltanto. Il Covid-19 costringe il Fano Film Festival a ridimensionarsi, ma senza intaccarne lo spirito nel senso di partecipazione. Sono infatti oltre 1500 i lavori selezionati provenienti da tutto il mondo. Fondamentale, come sempre, la presenza delle scuole, con ben 150 film. Numeri da grande edizione quelli della 32esima, nonostante il contesto. L'appuntamento è per sabato 17 ottobre nella Sala Verde del Teatro della Fortuna, a partire dalle ore 20. Niente prenotazione, si entrerà fino a esaurimento posti, non più di 88. Intanto dobbiamo aspettarci un giorno solo, one short day, un giorno breve, un giorno corto, abbiamo lavorato di ironia in tanta pandemia, insomma, ecco, edizione speciale, insomma, dai 5 giorni praticamente diventa uno soltanto, però voluto fortemente, questo gratifica un po' tutto il gruppo di lavoro, perché è importante, insomma, che la 32esima edizione, sottolineo 32 date praticamente, doveva esistere assolutamente. Gli autori non volevano lo streaming, perché chiaramente è una punizione mandare un film importante in streaming, assolutamente no, e quindi noi rivolgendoci un po' agli amici qua che conosciamo, siamo riusciti ad avere la Sala Verdi del Comune di Fano annessa al Teatro della Fortuna. Perché? Perché finora le sale, le 10 sale cinematografiche fanesi sono tutte assolutamente chiuse. Il cinema si consuma, si fruisce in sala, assolutamente, non altrove, insomma, ecco. Anche quest'anno il Fano Film Festival conferma la sua vocazione internazionale, assegnando premi non soltanto ai talenti marchigiani o provenienti dal resto d'Italia, ma anche a registi e interpreti stranieri. Abbiamo un primo premio che proviene da Napoli, film importante, importantissimo, su una crisi religiosa di un giovane prete, ecco, veramente toccante, commovente, perché è un film autobiografico addirittura. Il miglior film straniero è un film giapponese, abbiamo un film meraviglioso polacco che si occupa di animazione, ecco. Il miglior film di un marchigiano, perché le Marche, no, si sono scoperti non da oggi, chiaramente, no, regione cinefila, quindi importante anche questo. È una ragazza giovanissima che abita a Osimo e che ha fatto, ecco, il primo film, un'opera prima praticamente, che ha vinto il miglior film di autore marchigiano. Ecco. E quindi film, fiction, animazione, documentari, film d'arte, scritto film, ecco, capolavori assoluti, come sempre. Opere in prima visione esclusiva, anche questa, e quindi noi dobbiamo essere in prima linea e lo siamo stati, lo siamo e speriamo lo saremo assolutamente.